Benvenute e benvenuti a questo speciale dedicato a Ernesto Abitanti Battisti, promossa e prodotta dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Con noi, per tracciare il profilo di Ernesto Abitanti, abbiamo il nipote, il dottor Marco Battisti, che poi ci porterà, come dire, a conoscenza di un lato e di una dimensione di Ernesto Abitanti assolutamente inedito, poco monumentalizzato e molto vivo. E poi abbiamo chiesto alla dottoressa Beatrice Primerano, che è una ricercatrice, una collaboratrice della Fondazione Museo Storico del Trentino, di raccontarci un po' la vita di Ernesto Abitanti, e iniziamo proprio dal momento in cui Ernesto Abitanti nasce a Brescia. Ernesto Abitanti nacque a Brescia il 5 maggio 1871, settima figlia del coniuge Abitanti. Dal padre Luigi, docente di matematica e fisica, nonché preside, apprese l'amore per lo studio, la forte vocazione pedagogica e una prima apertura agli interessi filosofici scientifici. Abitanti, per seguire le peregrinazioni del padre, trascorse la sua infanzia tra Brescia, Cremona e Cagliari, dove fu la prima bambina ad essere iscritta nel 1882 al ginnasio liceo statale. Dal 1890 Ernesto Abitanti visse a Firenze, dove frequentò l'Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento. A Firenze Abitanti si laureò in Storia della Letteratura con Guido Mazzoni, docente di letteratura italiana ed esponente della scuola storica. In questo modo entrò a far parte del ristretto gruppo di circa 200 donne che ottennero un titolo accademico in Italia tra il 1870 e il 1900. A Firenze, nel 1896, Ernesto Abitanti conobbe Cesare Battisti, che sposò 3 anni dopo con rito civile. Dopo il matrimonio con Luigi Battisti si trasferirono a Trento, e di Trento e del Trentino Abitanti acquistò in breve una conoscenza molto profonda, sebbene non vi incontrò un agevole ambiente. Infatti le sue idee sociali e il suo laicismo avevano destato diffidenza nelle due correnti politiche prevalenti nella città e in tutto il paese, diffidenza nei liberali conservatori, mentre vivace opposizione nei cattolici clericali. Se non che Abitanti amò subito il suo nuovo paese, come se vi fosse nata e cresciuta. L'amò tanto che un giorno le scaturì dal cuore vino al Trentino. Infatti nel 1911 il maestro Guglielmo Bussoli pensò di offrire, in occasione del convegno di tutte le bande musicali del Trentino, un inno di sua composizione. Però occorreva un testo di accompagnamento e l'incarico di comporlo fu affidato a Cesare Battisti, il quale a sua volta girò il compito alla moglie Ernesta, e di qui nacque l'inno al Trentino, con musiche del maestro Bussoli e parole di G.B. Cesari, pseudonimo dentro cui si celò Ernesto Abitanti. Avete sentito l'inno al Trentino, che è l'inno ufficiale della nostra terra, scritto da Ernesto Abitanti e significativo appunto della sua presenza interno alla storia della comunità nostra, e anche la capacità di aver poi dato alcune caratteristiche peculiari al nostro Trentino, alla nostra dimensione territoriale. Però Marco, Ernesto Abitanti, tua nonna, è anche tanto altro rispetto al rapporto con il Trentino. Ecco, quali sono secondo te le caratteristiche peculiari che la contraddistinguono? Io vorrei mettere in evidenza come la nonna sia una figura ancora oscurata, perché sempre vissuta all'ombra del marito. Mentre lei aveva una capacità intellettuale, una personalità, una vivacità sue proprie, e una personalità che io individuo come essere una personalità proto-femminista. Lei era cosciente di essere una donna
e di esprimere valori, emozioni, temperamenti tipici della donna. In quegli anni a Firenze lei fece subito degli interventi, degli articoli chiedendo la parità tra i generi, articoli forti, dove metteva in evidenza come le donne nella scuola, nel liceo, nell'università fossero al pari degli uomini e poi nella vita privata la società le mettesse, le relegasse a un ruolo gregario in famiglia, di donnina di casa, di sposa fedele. Là a Firenze, proprio in quegli anni lì, ma gli anni delle amicizie, nuove amicizie, di questo gruppo che si riuniva la sera, discutendo dei problemi del mondo e di come risolvere i problemi del mondo alla luce di quello che loro chiamavano il marxismo, che poi non era il marxismo o leninismo, era tutt'altra cosa. In quegli anni lì lei fondò a Firenze la Lega per la tutela degli interessi femminili, probabilmente una delle prime organizzazioni pro donna espresse in Italia. Organizzò questa società a cui partecipavano 40 donne, ma 40 donne lavoratrici già, che volevano il rispetto dei loro, del loro lavoro, del loro salario e delle loro personalità. E poi questa Lega fu sciolta da autorità e lei, che in quel periodo già laureata insegnava in un liceo, un ginnasio liceo di Firenze, fu licenziata dal giornale e radiata da tutte le scuole del regno. Allora, questa figura va reinterpretata oggi alla luce di altri documenti, di altre sensibilità, e lei appare in tutta la sua modernità oggi. E come leggere la vita, i suoi articoli di allora e la sua vita, rappresentino proprio un carattere di modernità, di contestualità, e possa essere apprezzata dalle donne e dai giovani proprio per queste sue caratteristiche. Quindi una donna autonoma, una donna assolutamente di carattere e anche di grande rilievo intellettuale. Ne è testimonianza la piccola comunità di Via Lungo il Mugnone a Firenze, dove è proprio Ernesta Bittanti che fa da collante di un gruppo di intellettuali straordinari, tra i quali ricordiamo Gaetano Salvemini, i fratelli Mondolfo e appunto anche Cesare Battisti. Salvemini e Ernesta Bittanti avevano un rapporto particolare. È un'amicizia di cui parla molto Salvemini, anche la nonna Ernesta. Una amicizia che dura negli anni fino al 1957, quando entrambi muoiono nell'autunno di quell'anno. Infatti Salvemini scrisse anche in una sua pagina che la nonna era la persona più colta di tutti noi e gli altri noi erano i fratelli Mondolfo, erano Galletti, erano Attilio Mori ed altri ancora, che si sono affermati poi nelle loro carriere professionali come scienziati, come storici e come politici. Ecco, incise molto queste origini, questi anni fiorentini, perché poi questa rete di amici e di compagni anche di lotta la ritroveremo in altre fasi della loro vita. Però avete sentito Beatrice che ci racconta del matrimonio con rito civile, dell'arrivo a Trento, e adesso vediamo appunto questo pezzo di vita importante che porta Ernesta Bittanti, moglie di Cesare Battisti, fino appunto alla fine, alla morte di Cesare Battisti. A Trento i coniugi Battisti svolsero l'attività di tipografi editori e anche un'attività politica volta a rafforzare il giovane Partito Socialista. L'aspirazione di Ernesta Bittanti era quello di essere lo scudiero di suo marito, senza disturbare però la sua opera, sempre capace
di tirarsi in disparte, pur rimanendo la fedele e la sicura interprete del suo pensiero. Cesare Battisti accoglieva la sua collaborazione senza leggere gli articoli prima di pubblicarli e li affidava alla direzione del giornale durante le sue numerose assenze. L'abitanti avrebbe tenuto molto alla qualifica di giornalista e a tal riguardo è bene ricordare che lei fu tra i primi aderenti all'Associazione Trentina della Stampa, che fu costituita nel 1920. L'abitanti ebbe come pochi il senso dell'alta missione del giornalismo e come pochi fu attenta a riguardare avvenimenti e manifestazioni secondo una prospettiva di civica moralità. Nel 1914, dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'abitanti riparò coi figli Livia, Luigi e Camillo in Italia. Si rifugiò a Cremona presso il padre. Però la sua presenza non passò inosservata. Infatti, nella città lombarda non mancarono le spie al servizio degli austriaci e più volte l'abitanti se le trovò sotto casa. Invece Cesare Battisti si stabilì a Milano, dove organizzò l'opera dei Trentini Fuoriusciti e dove tenne in giro per l'Italia numerose conferenze di propaganda interventista. Quando Cesare Battisti fu giustiziato per alto tradimento a Trento il 12 luglio 1916, l'abitanti si trovò a Padova, dove le raggiunsero notizie confuse, in un crescendo di angoscia e di previsioni, che volevano il marito prima caduto sul fronte e poi prigioniero. Quindi iniziano i 40 anni del ruolo appunto di vedova, forse la vedova più importante d'Italia in quel momento. È solo una vedova, Ernesto Abitanti, è solo la custode di sacre memorie, secondo te, Marco? Oltre a questo, Ernesta è stata una personalità, oltre che memoria dell'eroe, bisogna mettere in evidenza anche l'autonomia della nonna Ernesta, l'autonomia culturale, l'autonomia politica. I primi articoli che scrisse a Firenze, prima di venire a Trento e prima di conoscere Battisti, ancora molto giovani, sulla rivista universitaria, una rivista fiorentina, sono dedicati a medici e medichesse, studenti e studentesse. Allora, tutti ugualmente bravi a scuola, solo che le professioni poi le esercitavano gli uomini, mentre le donne venivano relegate al ruolo di mogli, di spose, di donnine di casa. Ecco, quindi un carattere, come dire, appunto autonomo, una personalità autonoma che merita di essere, come dire, studiata, interpretata, letta e anche giustamente, come dire, celebrata, essendo una figura che magari ha avuto con il Trentino, con la città di Trento, un rapporto non sempre idilliaco, ma un rapporto anche conflittuale, potenzialmente conflittuale, ma oggi a 150 anni di distanza è importantissimo che ce ne riappropriamo e facciamo i conti con questa figura. Adesso Beatrice Primerano ci porta a parlare degli anni del fascismo. Dopo la morte del marito iniziò per Ernesto Abitanti un doloroso quarantennale calvario che si intrecciò con la storia d'Italia. Inoltre iniziò la sua seconda esistenza, dedicata alla memoria del consorte. Nemmeno in questa circostanza venne meno però il suo coraggio. Anzi, il suo carattere sarebbe emerso compiutamente proprio dopo la morte del marito. Finita la guerra, dopo un anno vissuto a Padova e a Milano, Ernesto Abitanti ritornò con i figli a Trento. Poi arrivò la tragedia del fascismo. L'abitanti non si piegò mai al volere di Mussolini. Per lei certamente la trasformazione di suo marito da martire del risorgimento italiano in protomartire del nazionalismo e del regime imperante sarebbe stato sicuramente un vantaggio. Tuttavia l'abitanti rifiutò
ogni sorta di compromesso, custodendo la memoria del marito, valorizzandone il pensiero e l'azione e lottando contro ogni tentativo di strumentalizzazione del suo retaggio ideale, ma anche politico e morale. L'abitante quindi visse nel culto del consorte, con il compito impegnativo di difenderne e tutelarne la memoria contro ogni deformazione. Fu sempre vigile e attenta, con rigore assoluto, affinché la figura patriottica di Cesare Battisti potesse essere trasmessa alle future generazioni senza forzature che ne potessero alterare l'integrità storica e umana. Non dimostrò mai alcun dubbio o esitazione e non tradì la sua avversione per ogni compromesso, nonostante tutti gli sforzi fatti dal regime per annettere la memoria di Battisti. L'abitante guardava il fascismo come ad una radicale rottura della legalità costituzionale, rimanendo fermamente devota agli ideali di libertà e di democrazia. Rifiutò sempre gli inviti a recarsi a Roma a visitare il Duce e a testimonianza di tanta fermezza abbiamo la sua risposta alla lettera di auguri natalizi di Benito Mussolini, un tempo anch'egli socialista e collaboratore del giornale battistiano Il Popolo. A questa lettera non seguì mai nessuna risposta. Come logica conseguenza degli ideali risorgimentali in cui credeva, in opposizione alle leggi razziali del 1938, Ernesto Abitanti scrisse un diario intitolato Israel anti-Israel, ciò che non è detto nei giornali. Un diario steso con cura metodica durante gli ultimi 5 anni della dittatura mussoliniana, ossia dal 38 al 1943. Questo diario è una raccolta di notizie di cronaca di cui l'autrice venne a conoscenza solamente tramite testimonianze private, perché sulla stampa apparivano esclusivamente articoli compiacenti, infamando e accusando ingiustamente gli ebrei perseguitati. Avete sentito quindi che Ernesta Abitanti è una donna che affronta Benito Mussolini, lo affronta consapevole della propria autorevolezza, dell'autorevolezza morale, e non cede in nessun momento della sua vita al rapporto appunto con una dittatura che in realtà provava a lusingarla in tutti i modi. E emblematica di questa capacità di coraggio è il periodo legato al sequestro e all'uccisione di Giacomo Matteotti. È imminente appunto una visita dei gerarchi e degli squadristi fascisti a Trento ed Ernesto Abitanti si reca nel monumento funebre del marito e lo copre col proprio velo di vedova. Un atto coraggioso, straordinario, come coraggiose poi furono le altre prese di posizione che caratterizzarono la sua capacità di tenuta e di capacità di rappresentare anche una parte importante dell'antifascismo italiano. Adesso Beatrice Primiano ci porterà alla Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente è un evento catastrofico e che porterà a delle conseguenze molto importanti anche sulla vita stessa della famiglia Battisti. Alla dichiarazione di guerra, il 10 giugno 1940, Ernesto Abitanti desiderava partire in esilio volontario, però rimase a Milano, dove si era trasferita per essere meno esposta e meno riconoscibile. Se non che dopo l'8 settembre 1943, Ernesto Abitanti, grazie a passaporti falsi e all'appoggio di un antifascista commissario di polizia, fuggì in Svizzera, dove tenne le file dei fuoriusciti politici italiani e dove collaborò insieme col primogenito Luigi alla lotta clandestina di resistenza. Dopo la liberazione, Ernesto Abitanti tornò a Trento con la sua famiglia, ricominciando la sua vita pubblica, continuando le sue battaglie sia politiche sia culturali, pubblicando una lunga serie di articoli
di storia, di letteratura, di pedagogia e dedicandosi tra l'altro alla questione agronomistica altoatesina. Poi nel 1956 Ernesto Abitanti uscì definitivamente dalla scena pubblica attraverso uno scritto ufficiale di ringraziamento agli amici per la solidarietà premurosa. Il 5 ottobre 1957 l'86enne Ernesto Abitanti si spense a Trento, disponendo per sé funerali laici. Si può sottoscrivere ciò che asserì l'amica e sua assidua collaboratrice Bice Rizzi. Con la scomparsa di Ernesto Abitanti si è chiuso un ciclo di storia trentina, anche se concretamente questa si era chiusa con la redenzione del 3 novembre 1918. Ma se nel quarantennio che intercorse da quella data a quella morte ci fu dato di non sentire spente quelle idee, quelle voci e quelle idealità che animarono il precedente periodo, lo dobbiamo proprio ad Ernesto Abitanti. Questo era l'ultimo tratto della vita intensa di Ernesto Abitanti, una vita davvero straordinaria che può essere considerata un attraversamento della prima metà del Novecento che non ha precedenti, non ha uguali. Noi abbiamo la fortuna di avere appunto con noi Marco Battisti, che è il nipote, che ha vissuto con la nonna, ha vissuto momenti anche molto importanti e è in questo caso testimone di ricordi personali. Ecco, quali sono i ricordi che vorresti comunicarci e raccontarci in questo giorno? Sì, i ricordi sono proprio tanti. Sono proprio tanti perché con la Mimma, mia sorella, ogni tanto ne parliamo guardando le fotografie della nostra infanzia. Uno ricordo particolare risale a quando siamo tornati a Trento dopo la liberazione e Gigino era nominato sindaco di Trento e veniva a casa nostra una signora per fare le pulizie domestiche, la signora Faustina. Un giorno la signora Faustina, facendo le sue pulizie, vedendo la nonna sul suo seggiolino che scriveva in continuazione, come faceva a lungo tutta la giornata, prendere appunti, scrivere, leggere, la guarda e le dice: «Ma signora Battisti, com'è che la si mette sempre con quei che le ciapa?» Ecco, questa è la frase, che è una frase popolare, ma vera anche, no? Rifletteva il Trentino di allora. Com'era? E infatti lei è stata una donna sempre all'avanguardia e quindi sempre contro la situazione attuale, che guardava il futuro, che esprimeva per il futuro, e quindi le sue battaglie venivano vinte dopo 10 anni, dopo 20 anni o dopo 30 anni. Scusa Marco, tu hai citato Gigino Battisti, forse dovresti dire, tutti lo sanno, che Gigino Battisti era tuo padre e è stato il primo appunto sindaco della Liberazione, ma è una delle figure, insieme a Gian Antonio Manci, che ad esempio Carlo Rosselli definiva tra le persone più significative della rete anche dell'antifascismo italiano. Ma Marco, com'era la Ernesto Abitanti nonna, ovvero come si rapportava ai nipoti, non solo quali insegnamenti vi dava, ma qual era il suo stile? Ecco. Beh, la nonna era molto silenziosa in casa. Scriveva, continuava a leggere, a scrivere, ogni tanto veniva a trovarla qualcuno, ma manteneva pochi rapporti. E coi figli, come era stata così gentile, protettrice sui figli, lo è stata anche con i nipoti. Io ho trovato una frase sua che dice, una frase sua che dice: «I figli sono per me ragione, dovere di vita, di costanza, di coraggio e di grande letizia». Ecco, queste sono le frasi che incidono proprio. Come scriveva lei, ogni parola era un pensiero enorme, un pensiero che va nel cervello, va nel cuore, emoziona.
E lei passava per casa, vedeva se facevamo i compiti, cosa facevamo, se riusciva a giocare al pallone, dava una supervisione sulla nostra crescita. E un giorno, rivolgendosi a me e a Mimma, che stavamo parlando non so di cosa, ma forse parlavamo di un beneficio che avevamo ottenuto a scuola, da qualche parte. E lei interloquì e ci disse: voi siete battisti per voi e non per gli altri. E noi capimmo subito che essere un battista era un valore proprio, interno, nostro, ma non potevamo usare il nome di battisti per avere dei favori. E questo è stato un'indicazione di vita a cui ci siamo inflessibilmente adeguati, non adeguati, volontariamente, che abbiamo volontariamente fatto proprio. Parlando di altre cose, aveva sempre queste frasi, la lotta per l'eguaglianza, la lotta per la giustizia, contro la pena di morte, che echeggiavano. Per il divorzio, il diritto di voto, echeggiavano nei discorsi familiari. E anche quelle sono state lezioni molto, molto importanti. Quando, l'anno in cui è morta, io mi stavo preparando durante l'estate per l'esame di maturità. E allora io sentii il bisogno, per fare questo mese e mezzo di intensi, è il mese in cui uno raduna la propria testa più cognizioni che in tutto il resto della propria vita, allora io sentii il bisogno di andare a studiare a casa della nonna. E mi diedero una camera e studiavo lì, ogni tanto passavo lungo il corridoio e un giorno mi chiamò, lei era proprio stanca, ammalata, dolente, stava diventando cieca. Passando di là mi chiamò e dice: cosa stai studiando adesso? E dico, io ho detto, sto studiando Garibaldi, Risorgimento. Allora vieni qua, prendi una sedia e vieni qua. E con un filo di voce, quasi incomprensibile, ma forse parlando tra sé e sé, e incominciò a parlarmi della grande figura di Garibaldi e di Mazzini, che aveva ispirato la sua vita e la vita di Cesare Battisti, e con grande, fu un momento molto, molto, molto emozionante. L'ultima cosa vorrei ricordare, il 2 giugno erano le prime, era il referendum tra monarchia e Repubblica, era l'elezione dell'Assemblea Costituente, cioè l'Italia rinasceva. Allora la mattina vediamo la nonna e la zia Livia che si vestono molto bene. La nonna di nero, vestiva sempre di nero, col veletto nero, solo aveva di bianco solo un collarino bianco col pizzo. Allora molto elegante e con gli occhi suoi molto espressivi, neri, fuori delle orbite, con gli occhi espressivi andarono a votare. Tornarono dopo poco e la nonna disse: ragazzi, bambini, venite qua, e ci portò nello studio di Cesare Battisti e suo, e disse: oggi, dopo decenni e decenni di lotte, di impegno, di sacrifici, ho votato per la prima volta. E questo lo disse con una sua soddisfazione: ce l'abbiamo fatta. Era la sua vittoria, era la vittoria di Gigino, ma Gigino sarebbe morto poco dopo, ma era la vittoria di Manci, di chi si era sacrificato, aveva sacrificato la sua vita e si era battuto. E questo, e poi entrò, scartò un pacco che teneva in questa libreria rudimentale piena zeppa di documenti e di polvere,
che adesso sta al museo, e aprì un pacco e ne tirò fuori la bandiera tricolore. La stese sul divanetto che ospitava la gente di passaggio, la stese sul divanetto e dice: vedete questa bandiera? E noi dice: sì, è la bandiera tricolore, ma guardatela bene, vedete che non c'è più lo scudo dei Savoia? Perché oggi siamo una repubblica e i Savoia non ci sono più. Grazie davvero Marco per i ricordi personali e per aver dato anche una versione assolutamente inedita di questa straordinaria figura di donna. Grazie a Beatrice Primerano che ci ha portato, ci ha condotto lungo questa ricca biografia e grazie a voi per aver seguito questa nostra trasmissione. Grazie.